Avete fatto delle scelte sbagliate in passato, magari potenziando troppo la vitalità di Link, e vi siete resi conto che in realtà vi serviva nettamente di più il vigore? Ebbene, con questa breve ma spero utile guida di Tears of the Kingdom, vi voglio mostrare come convertire il vigore in vitalità, o viceversa. Iniziamo! Proprio come su The Legend of Zelda Breath of the Wild, anzi in realtà in maniera decisamente più semplice, su Tears of the Kingdom possiamo scambiare la vita e il vigore, cioè scambiarli tra di loro. Se per esempio all'inizio abbiamo scelto di optare per i portacuori, qua le statue della Dea Ilia, e poi strada facendo ci siamo resi conto che in realtà era meglio optare per il portavigore, cosa che cade abbastanza spesso, anche perché vi dico subito che, qui mi permetto di darvi un consiglio, all'inizio il vigore è veramente troppo troppo poco, non vi basterà nemmeno per scalare una roccia alta 2 metri. Quindi la prima cosa che vi consiglio di fare, poi siete liberi di scegliere come preferite, è di aumentare il vigore a 2 cerchietti. Dopodiché, se volete, o continuate con il terzo cerchietto, oppure alternate tutt'al più, fate un portacuore e un portavigore. Ma stiamo parlando di portacuore e di portavigore come se io dessi per scontato che voi sappiate già cosa sono, e in effetti di sicuro lo saprete. Ma come si ottengono questi due oggetti? Per chi non lo dovesse sapere, sono oggetti che si possono ottenere, per lo più ci sono poi anche delle missioni correlate, ma ok, alle statue della Dea Ilia, sparse per Hyrule. In cambio però, prima di poterne ricevere uno, la statua vi chiederà, la Dea vi chiederà, 4 sfere della benedizione, che a loro volta si possono ottenere all'interno dei sacrari. Ogni sacrario vi darà una sfera. Quindi 4 sacrari, 4 sfere. Quando ne avrete almeno 4, venite a pregare ad una statua della Dea e lei in cambio vi darà o un portacuore o un portavigore in base a quello che sceglierete. Il primo va ad aumentare di un cuore la vita di Link, la sua salute, l'altro invece di un tot, insomma, il vigore, ovvero la stamina, se preferite. Sicuramente un'altra più che buona ragione per convertire nello specifico i cuori in vigore è anche per il fatto che per estrarre la spada suprema in questo gioco, dove voi sapete, vi serviranno 2 cerchi di vigore. Quindi magari siete qua perché, sì, vi siete accorti che vi servono 2 cerchi e non li avete, e con questo metodo potete tranquillamente togliere un po' di cuori e aggiungere il vigore. Ma veniamo al sodo, cosa è necessario fare per poter effettuare questa conversione? Perché ci sono dei requisiti. Dobbiamo innanzitutto ottenere la missione I fenomeni nelle 4 regioni, che è una delle sfide principali, anzi la prima che otterrete probabilmente quando metterete piede ad Hyrule, perché vi basterà parlare con Pruna. Una volta ottenuta, dovrete completare almeno una di queste, diciamo, regioni, cioè nel senso dovrete aiutare uno di questi popoli. Fatto ciò, otterrete quindi l'aiuto di uno dei 4 saggi, ovvero Tulin, Yunobo, Sidon e Riju. Lasciate perdere Minero che non c'entra nulla. Quindi quando avrete uno di questi 4 saggi, per intenderci, potrete effettivamente andare a far partire questa sfida secondaria che vi permetterà di fare quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi dovete sbloccare questo rifugio sotterraneo qua al Forte di Guardia parlando con Nontis. Ok, questa in realtà è una cosa che farete subito all'inizio. E qua giù troverete la sfida. Eccola qui. Mi dispiace. È necessario ottenere la sfida per poter andare a fare la conversione? Onestamente non ho provato. Di sicuro all'inizio, quando ancora non avete completato alcuna regione, non ci sarà questo buco e quindi non potrete poi procedere all'effettiva conversione. In ogni caso, c'è una missione collegata e quindi prendiamola. Parliamo. Oh, ho già visto il tuo volto. Per me, ogni faccia che conosco è una faccia amica. Hai il permesso di usare ogni cosa che trovi a disposizione qui al rifugio. Tuttavia ti sconsiglio di proseguire in questa direzione. Sai, talvolta sento provenire una voce terrificante da questo buco, come se un demone stesse ringhiando. Sembra che sia l'unica a sentirla, ma giuro che non sto mentendo. Devo averlo risvegliato quando ho fatto crollare il muro. E adesso avrà di sicuro un'intenzione di rubarmi l'anima. Rovali, Grantè, io ho amato tanto. Addio per sempre. Una voce dalle tenebre. Allora, andiamo oltre. Qui potreste incontrare delle rocce, le spaccate, e quando arriverete in questa posizione qua, quindi ad una sorta di bivio, beh, non proprio un bivio, comunque, andate a rompere
queste rocce qui sulla destra, quindi siamo praticamente vicinissimi all'entrata. Per cui andiamo a prendere un'arma adatta, non questa, questa, voilà. E qui troveremo questa statua. Sono proprio qui. Wow, allora c'è ancora qualcuno che ha bisogno di me. Non dirmi che riesci a sentire la mia voce. Ma che sorpresa. Che cosa ti ha spinto a pregare? Il desiderio di lunga vita? O piuttosto la brama di ricchezza? Qualsiasi sia la risposta, io sono quello che fa per te. La divinità della vita e del vigore. Ecco cos'era un tempo. Ma quando cominciai a proporre i miei affari, la dea Ilia non fu molto contenta. Mi trasformò in questa statua di pietra e da allora assisto immobile allo scorrere del tempo. All'inizio ho continuato i miei traffici come meglio potevo nella mia nuova condizione sulla strada principale. Ma nemmeno questo andava bene alla dea Ilia, perciò mi spostò prima in una strada secondaria e poi in un vicoletto. E così sono finito ai margini del villaggio, dimenticato da tutti, imbrattato dai ricordi degli animaletti di passaggio. Poi sono persino stato trasferito in fondo a un laghetto a fare compagnia ai pesci e alla fine sono finito in questa noiosissima grotta. Penserai quindi che io abbia imparato la lezione e abbia cambiato atteggiamento. Ma nemmeno per sogno, invece, ho aspettato. Ho aspettato l'arrivo di qualcuno come te, qualcuno in grado di sentirmi. Ah, mi sono lasciato un po' andare. Scusa, ma era tanto che non parlavo con qualcuno diverso dai soliti animaletti. Allora, vuoi effettuare uno scambio? Fermo! Non ti muovere. E qua ci frega un attimino, ma solo per poco, non vi preoccupate. Ci ha tolto un cuore. A quanto pare ci so fare ancora. Ti ho tolto un contenitore senza fare danni. Parliamoci di nuovo. Ah, sei tu. Ridammelo. Pensavi che ti volessi imbrogliare? Tranquillo, voglio fare affari con te ancora a lungo. Non ti imbroglierei mai. Dunque, quale scegli? Ridammi un cuore, restituiscimi vigore. Andiamo a prendere il cuore che ci ha tolto prima. E va bene. Ora resta immobile, chiaro? Questo in realtà poteva già essere uno scambio gratis. Penso che se sceglievate il vigore, mi dava appunto il vigore. Credo, credo. A prescindere da questo, poi il vero scambio partirà dopo. Non mi sembri molto convinto, ma stai tranquillo. Dalla prossima volta, con il potere della grana, potrai usufruire dei miei servizi. Prima di tutto dovrai vendermi un portacuore o un portavigore. Ti pagherò 100 rupie. Poi potrai pagarmi 120 rupie per ottenere un portacuore o un portavigore. La scelta starà a te. Quindi dovremo pagare 20 rupie. Torna pure a pregare quando ti verrà voglia di fare uno scambio. Ok, intanto questa sfida è completata. Per cui, andiamo a parlare. Vi faccio vedere come funziona. Sì. Al momento sono a corto di portacuore e portavigore. Vuoi affidarmene qualcuno? Sì. Allora, vuoi vendermi un portacuore o un portavigore? Andiamo con un portavigore, così ve lo faccio vedere, perché per quanto riguarda il vigore io sono già al massimo, quindi non potrei potenziarlo oltre. 100 rupie. Cioè, ci dà lui 100 rupie adesso. Ok. Perfetto. E il vigore si abbasserà di una tacchetta. Vuoi lasciarmi altri portavigore? Voglio riscegliere. Finora mi hai affidato uno dei tuoi portacuore e portavigore. Allora, che vuoi fare? Voglio comprare. Allora, vuoi che ti restituisca un portacuore o un portavigore? Se riprendo il portavigore mi ridà chiaramente il vigore mancante. Se vado sul portacuore, pago 120 rupie, che poi sono 20 perché 100 ce li ha date lui. E così abbiamo convertito il portacuore, il portavigore, scusate, in portacuore. Tac. Easy. Al momento sono a corto di portacuori? No. Insomma, avete capito come funziona. Poi tanto dopo riprenderò il vigore perché assolutamente lo voglio al massimo. Quindi, insomma, avete capito. C'è da fare questo scambio. In realtà potevano semplicemente farti, non so, scambiare direttamente senza fare sta cosa della vendita. Vabbè. Comunque, a prescindere da questo, possiamo anche tornare indietro perché credo, esatto, che adesso si può anche completare la missione di prima.
Ho fatto un buco nel muro e adesso il demone si vendicherà rubandomi l'anima. Roveli, grante, vi amo tanto. Ok, sì, vabbè, questo l'avevamo già letto. Cosa, ti sei avventurato nel buco? Hai trovato il demone? Si vendicherà su di me? Il demone era una statua, davvero? Avevo sentito parlare di statue simili. Vuoi che ti spieghi qualcosa a riguardo? Ma certo. Una divinità che concedeva la vita e il vigore, caduta in disgrazia per aver provocato la collera della dea. Ma allora quella statua demoniaca, questo deve essere stato il piedistallo della statua quando era ancora considerata una divinità. La voce che sentivo proveniva dalla statua demoniaca, poverina. Quanto la dea è munifica nei suoi doni, tanto la statua demoniaca era una divinità capace solo di prendere. Ma dovevano esistere entrambe affinché questo potere si manifestasse. Almeno credo. Deve essere stato il fato a guidare la mia mano quando ho aperto il buco nel muro. Non mi ci addentrerò, ma avrò cura di pulire questo punto d'ora in poi. E di dare i miei saluti alla statua. Ah, giusto! Voglio ringraziarti per l'aiuto. Rupirus. Ok. Sono i risparmi che stavo mettendo da parte per le spese di Roveli, ma voglio che li abbia tu. Ti ringrazio. Hai scacciato le mie paure. Adesso posso tranquillizzarmi e tornare al mio lavoro. Con tutte le rupie che abbiamo, abbiamo quasi... si può dire derubato una poveretta. Vabbè, comunque, direi che per questo video è tutto. Vi ho fatto anche un piccolo walkthrough di queste missioncine. E noi ci rivediamo, in una prossima guida, un prossimo episodio. Sì, forse ne mancherà ancora uno dalla pubblicazione di questo video. E alla prossima, ricordatevi, like, commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete già fatto. E se volete, abbonatevi, sempre che non l'abbiate già fatto. Alla prossima!